Buongiorno a tutti e benvenuti a questa prima sessione mattutina su multitenancy con SQL Server e Azure SQL Database. In realtà sarà più una, diciamo, chiacchierata informale su quello che ho potuto raccogliere negli ultimi anni che ha a che fare con le architetture di tipo multitenant e negli scenari di software as a service. Quindi cercherò, diciamo, di portarvi quello che ho raccolto un pochettino, sono le tematiche più comuni, i problemi anche più comuni, diciamo, le cose che disturbano di più, che poi è sempre il prezzo, no? Alla fine per questo tipo di soluzioni. E, ecco, non va neanche più il clicker, ok, facciamo mano. Un ringraziamento agli sponsor, che sono quelli che ci permettono di fare questi eventi tutti gli anni qui a Pordenone, ma anche a Parma e anche a Ancona. Sarà il prossimo evento, sarà SQL Start, quindi un grazie a loro. Io sono Gianluca Oz, mi occupo di SQL Server da quasi una trentina di anni oramai. Sono MVP da 25 anni, sono rimasto più vecchio oramai di SQL Server, probabilmente andrò in pensione l'anno prossimo. E mi occupo principalmente della parte di Database Engine, quindi niente Power BI, niente Fabric, niente di tutte quelle cose che stanno fuori dal Database Engine. Sono molto molto verticale e quindi vi parlerò anche oggi delle, diciamo, tematiche della multitenancy viste proprio dalla prospettiva del Database Engine. Da dove è nata l'idea di questa sessione? È nata dal fatto che nell'industria c'è comunque un push, che vuol dire un sacco di soldi, che sono stati riversati negli ultimi anni in quello che è il tema del software as a service. Questi sono numeri, vedete, ci sono poi link, potete andare a controllare, ma stiamo parlando comunque di un mercato di circa 195 miliardi di dollari. È una delle industrie che sta crescendo di più, perché tutti si stanno spostando un po' sul cloud, perché oramai anche i consumatori sono abituati a consumare servizi che sono all'interno del cloud, sono cadute molte delle barriere legate magari alla sicurezza e cose di questo tipo, e quindi è un'industria che sta veramente trainando un pochettino tutto il settore dell'informatica. Ci sono dei problemi però nell'implementazione diciamo, delle architetture, degli scenari di tipo software as a service. Perché? Perché naturalmente quando incominciamo a portarci a casa, anziché vendere un pacchetto software, incominciamo a portarci a casa tutti gli utenti che devono usare il pacchetto software sulla nostra parte di infrastruttura, la cosa diventa difficile da gestire, costosa da gestire, problematica un po' sotto tutti i punti di vista. Quindi il tema è quello di capire come poter fare la condivisione di risorse, per esempio, in maniera più efficace possibile. Tenete presente che una volta che vi portate a casa, appunto, il fatto di dover far girare software sui vostri sistemi, dovete mettere a disposizione un sacco di risorse. Ne mettete troppe, ne mettete troppo poche. Finché la cosa era delegata all'utente finale, si arrangiava, gli davate una blueprint, questo è il minimo, 2 core, 4 giga di RAM, metti quello che vuoi, l'utente faceva più 30% per essere sicuro, no? Nello spazio e quant'altro. Adesso ve lo trovate in casa, che non è 1, non è 10, non è 100, magari 1000. E su 1000, qualunque cosa moltiplicate per 1000, comincia ad avere un peso: costi, problemi, deployment, tutto quanto. Quindi l'idea è quella di dire: ma come riusciamo a fare scala su questa cosa? Come riusciamo a mettere in piedi qualche cosa che ci permette di condividere parte almeno delle risorse e in qualche modo risparmiare, mantenendo dei requisiti basilari, però, che sono quelli dell'isolamento piuttosto che della sicurezza, quindi garanzie che dobbiamo comunque dare a chi. Quindi il punto è cercare di capire come gestire questa cosa. Fare un sistema multi-tenant è difficile, non è facile, non è facile architettarlo, non è facile farlo all'inizio, non è facile mantenerlo. E soprattutto non esiste la soluzione magica per tutti gli scenari. Si tratta sempre di trovare un compromesso, o addirittura più compromessi, all'interno della stessa soluzione. Perché immaginate il classico gestionale, no? Il classico gestionale, che magari è furbo e fa qualcosa di molto furbo, viene preso dalla piccola azienda come dalla banca. Okay? I requisiti della piccola impresa e della grande banca sono completamente diversi. Quindi, possono esserlo almeno. Quindi anche i compromessi che devono essere fatti in termini, per esempio, di isolamento, possono dover essere diversi. E
piccola azienda non gliene frega niente di condividere un tenant, condividere un'architettura, un sottoinsieme di sistemi con qualcun altro. Una banca vi chiederà di essere isolata completamente per ragioni di conformità, propri standard di qualità, di sicurezza e quant'altro. Quindi si tratta sempre di fare un compromesso tra le prestazioni, la gestione e quant'altro. Poi la verità è che di solito la banca comanda lei, vi dice che cosa dovete fare e come lo dovete fare. Per il resto invece c'è magari un pochettino più di libertà. Allora, iniziamo a dare delle definizioni per capire di che cosa stiamo parlando. Il tenant, che cos'è il tenant? Il tenant è letteralmente un inquilino. Ci sono altre definizioni informali un pochettino più precise che potete trovare ovunque. Ognuno ridefinisce questo termine un po' come vuole. Nella pratica di un software as a service, è il cliente del servizio, banalmente. Cliente che però può essere inteso sia come in una soluzione, in uno scenario tipo business to business, ma come business to consumer. Cioè è molto diverso il gestionale che l'azienda software mette a disposizione per le aziende e invece, per esempio, il servizio di streaming che l'azienda mette a disposizione dei consumatori finali. Sempre di tenant si parla, però in un caso il tenant è l'azienda che usa il vostro gestionale, nell'altro caso il tenant è per esempio l'individuo che sente la musica in streaming. E non è neanche così facile, perché poi ci sono, il mondo non è mai bianco o nero, è sempre una gradazione di cose. Quindi nel consumatore finale, se pensate, se avete a che fare con tutti i vari Tidal, con Music, roba del genere, hanno tutti un'offerta in cui c'è la famiglia. Quindi ecco che il tenant magari non è più l'individuo singolo, ma è il gruppo di individui. No? E quindi volete ragionare in quel termine. Così come all'interno del business, magari un'azienda è un'azienda globale e il tenant siete costretti a non vederlo come un singolo tenant, una singola azienda globale, ma come un gruppo di aziende locali geograficamente disperse. Quindi è sempre un pochettino più complicata, no? Di come la leggete nella documentazione. Però diciamo che per semplificare le cose possiamo dire che alla fine nel software as a service, il tenant per praticità è il cliente del servizio. Un altro termine chiave di queste architetture è quello che si chiama sharding. Lo sharding è semplicemente una partizione orizzontale dei dati che serve per ridurre la complessità da dover gestire, quindi avere tanti piccoli pezzi da dover gestire e che eventualmente riusciamo a gestire anche in maniera più efficiente. Nel contesto SaaS questo termine significa partizionare per il cliente. Immaginate di avere una tabella con il codice cliente e quindi di avere tante fette di dati di ciascun cliente all'interno della stessa tabella. Non ho detto ancora che è una buona idea, no? Adesso entriamo nel dettaglio di questo tipo di architettura, però è giusto per darvi un'idea di come immaginare questa cosa. Per praticità, a tutti gli effetti, in quello che diremo, ci sarà, io userò il termine sharding key, la chiave di sharding come chiave di partizionamento, come identificativo del tenant o addirittura come codice cliente. Sono tutti la stessa cosa, sostanzialmente, ai fini della discussione che stiamo facendo. L'altro termine chiave, e questo è veramente l'uovo di Colombo con cui gestire in maniera efficace la tematica della multi-tenancy, è quello del data dependent routing. Data dependent routing non è nient'altro che un pattern per cui la vostra applicazione è capace ha, diciamo, una mappatura topologica di dove stanno i dati. Quindi sanno che i dati del cliente 1, del tenant 1, stanno in quel database, su quel server, in quella tabella. Piuttosto che i dati del tenant 2, del cliente 2, stanno in quell'altro database, su quell'altro server, in quell'altra tabella. Oppure nella stessa tabella, distinti per la sharding key, per il codice cliente. Okay? Quindi, data dependent routing è semplicemente un pattern. Tanto per darvi un'idea di quanto è vecchio questo pattern e di quanto è stato efficace, ai tempi quando Microsoft comprò Hotmail e incominciò a costruirci servizi di Line, Passport, magari qualcuno se lo ricorda, Passport, tutta quella roba lì, pubblicò uno dei primi diciamo, paper di documentazione dell'architettura interna. Già allora, perché la gente si chiedeva, ma come fanno a tenere in piedi Hotmail, che ha milioni di caselle di posta, milioni, un servizio web che serve a milioni di persone? Cioè, la gente pensava, come faccio io che ho l'idea monolitica, no, dell'applicazione monolitica a servire così tante cose? Lo scale-up, che Windows non è mai stato molto bravo a fare scale-up, le macchine più grosse erano comunque delle macchine che non avrebbero mai gestito un carico del genere. In quel paper pubblicarono già
quello che era il pattern di data dependent routing. Dicevano, guardate, semplicemente quando voi avete un account live, avete un identificativo, noi usiamo quello per buttare tutta la vostra roba su uno di migliaia di server, e se ridondati naturalmente. Quando vi collegate, la macchina che vi prende conosce la topologia, sa che i vostri dati stanno in questa roba, vi connetterà. Se si spacca quella macchina per ridondanza, sa che c'è una macchina secondaria che ha la stessa copia dei dati e si ricollegherà dall'altra parte. Il vostro vicino di casa farà la stessa cosa, ma finirà magari sulla stessa macchina, magari su un'altra macchina. Quindi è un pattern molto vecchio, ma molto molto efficace. Allora, ci sono però diverse... Scusate, mi sono accorto adesso che questo rimane sopra e purtroppo entra nella registrazione. Ci sono diverse comunque varianti di come implementare questo tipo di architettura. Non vi farò tutte le permutazioni, altrimenti stiamo qua e ci incasiniamo la mente. Vi farò quelle che sono quelle, diciamo, più comuni. Allora, il primo è quello della Single Tenant Application e Database. Questo è il pattern più semplice concettualmente. Ogni cliente ha il suo ambiente completamente separato. Vuol dire che ha, per esempio, un'istanza del web server dove gira l'applicazione, un'istanza del database server con una copia del database dove ci stanno dentro solo i suoi dati. L'altro cliente avrà le stesse cose. Dopodiché, la zona grigia, no, rimane del cosa condividono ancora? Perché queste potrebbero essere delle virtual machine che contengono completamente tutto lo stack applicativo e del database server e che vengono comunque deployate su un'infrastruttura virtuale, quindi stanno ancora comunque condividendo qualche cosa a un livello più basso. Però hanno un ottimo isolamento perché dal punto di vista del sistema operativo, dell'applicazione in esecuzione, di tutto quanto, ogni tenant è isolato, per esempio, su una virtual machine. O un esempio più calzante oggi sarebbe quello di un container. Però fanno ancora sharing del livello sottostante. O magari no, magari sono dei container, dei virtual machine, qualunque cosa che vivono all'interno di un cloud, all'interno di una sottoscrizione. Ogni tenant ha la sua sottoscrizione. Oppure più tenant stanno all'interno di più sottoscrizioni. Però questo, diciamo, è a un livello diverso. A livello applicativo stiamo dicendo che invece ogni tenant è isolato, quindi ha la sua applicazione isolata e il suo database è isolato. Questo modello è, diciamo, quello che offre più, diciamo, sicurezza, il massimo isolamento, quindi la massima sicurezza, perché immaginate un bug, no? Fate una query, c'è un indice che è corrotto e compromesso, e se ci sono i dati degli altri clienti nello stesso database, il rischio è che vengano esposti. Qui invece siete completamente isolati, quindi non esiste il rischio che un bug vi comprometta dal punto di vista della sicurezza, ma anche dal punto di vista della disponibilità delle prestazioni. Uno dei problemi abbastanza tipici in questi sistemi si chiama quello del noisy neighbor, quindi letteralmente il vicino rumoroso. Quando i tenant vivono sullo stesso pezzo di infrastruttura e condividono le risorse, c'è sempre il caso che uno di questi tenant a un certo punto ha un picco, magari stagionale, magari per qualunque motivo, di utilizzo delle risorse che va, diciamo, a impattare sull'altro tenant che vive sullo stesso pezzo di infrastruttura, no? E quindi anche sia dal punto di vista delle prestazioni le sta abbassando all'altro, ma anche dal punto di vista della disponibilità, perché a un certo punto se le prestazioni si abbassano troppo, significa che il sistema è poco disponibile o quasi indisponibile. Questo pattern offre anche la massima flessibilità. Ad esempio, permette di avere dei livelli di servizio completamente personalizzati. Potete dire la gelateria sulla Cisa che usa il gestionale perché paga un prezzo che è giusto per il suo business, gli diamo un livello di servizio diverso. Quindi avrà, diciamo, un tot di risorse a disposizione più basso del tenant che invece è magari il non so, un grande magazzino piuttosto che una banca o qualcosa di questo genere. E non è solo una questione di prestazioni. Se pensate al cloud, che cosa vi dà con ogni deployment dei servizi che avete, qui potete fare il fine tuning anche su altre cose, tipo la disponibilità. Volete un'alta disponibilità di tipo premium, tipo non premium? Potete diversificare il servizio. Paghi 10, hai quello che ti posso offrire per 10, paghi 100, ti do una cosa molto più raffinata anche dal punto di vista della, per esempio, appunto dell'alta disponibilità.
L'altra cosa su cui offre una grande flessibilità è il fatto di poter gestire i rilasci, le modifiche, la gestione, qualunque cosa in maniera difforme, no? Se avete tutto all'interno dello stesso database, fate il rilascio di una modifica dello schema, questo impatta tutti. Se c'è un problema, c'è un bug, c'è una regressione, è una regressione che tocca tutti quelli che accedono a quel database. Qui, siccome i database sono tutti divisi, potete decidere un gruppo a cui far fare le cavie. Naturalmente li avvisate, vi guardate che voi avrete il primo rilascio della nuova versione e fate un pochettino, fate da, diciamo, beta tester e rilasciate solo quelli. Se dovete fare manutenzione di qualunque tipo, del sistema operativo, le cumulative update, le patch di sicurezza, qualunque cosa, anziché farlo su tutto e quindi avere potenzialmente un disastro in caso di problemi, lo fate a scaglioni e quindi minimizzate il rischio, distribuite il rischio e lo potete gestire meglio, perché il rollback di una cosa grossa che contiene tantissimi tenant è sempre molto più oneroso di farlo a gruppi e fare rollback solamente del gruppo che ha sperimentato il problema. Quindi questo, diciamo, è uno dei pattern più, come dire, più sicuri sotto un certo punto di vista, che vi dà la garanzia di avere meno problematiche e anche più flessibilità, naturalmente ai costi più alti, perché qui non stiamo condividendo nulla se non l'infrastruttura sottostante. Okay? Un'altra cosa che è importante nella multitenancy è il catalogo. Il catalogo è quel famoso mappatore, no? È quello che è un database, diciamo, qualche cosa che contiene la mappatura, la topologia di dove stanno i vari tenant. In questo pattern non è strettamente necessario il catalogo, però è consigliato averlo, perché semplicemente lì dentro avete la lista dei clienti e di dove stanno i loro dati, come si chiamano le macchine, dove sta tutto l'ambiente. Quindi se dovete fare per esempio un'analisi cross-tenant per vedere quali sono, non so, le funzionalità che usano più i clienti o robe di questo genere, dal catalogo sapete che potete collegarvi tutti i clienti e poi potete naturalmente arricchirlo anche di metadati che vi servono per la gestione, no? Per fare il rilascio scaglionato, qualunque altra cosa. Però non è strettamente necessario, perché il catalogo serve anche normalmente per fare il data dependent routing. Però in questo caso, dato che l'applicazione non è condivisa, non è che avete un punto d'entrata unico, qua probabilmente avrete anche dei domini diversi, no? Quindi l'utente si collegherà direttamente, cioè questi tenant potrebbero vivere di vita propria senza mai sapere o dover sapere l'uno dell'altro, quindi il catalogo in questo caso è opzionale, invece come vedremo in altri scenari bisogna averlo. Questo è un altro scenario invece che è un pochettino l'opposto. In questo caso, allora, nel caso precedente stavamo parlando di single tenancy sia per l'applicazione sia per il database. Okay? Vuol dire che dal punto di vista dell'applicazione del database ogni tenant ha il suo. Qui invece parliamo di multi-tenancy per il database e per l'applicazione dipende. Potreste avere una sola applicazione dove entrano tutti quanti, oppure avere più copie dell'applicazione, ma non necessariamente legate a dei tenant precisi, cioè quelle copie dell'applicazione sarebbero solamente ad uso per fare scale out. Siccome una copia sola su un server solo non ce la fa a servire 10.000 clienti, allora facciamo 10 copie della stessa applicazione e mettiamo 1.000 clienti su ognuna di queste, ma non c'è un'affinità uno a uno tra l'applicazione e il tenant. Okay? Detto questo, la parte importante è che la multitenancy sta all'interno del database. Questo è l'approccio monolitico, cioè all'interno dello stesso database voi avete tutti i tenant. Classico codice cliente, tabelle, un singolo database monolitico e avete un codice cliente con cui andate a fare questo partizionamento all'interno del database. Questo è un pattern molto comune che io ho trovato ripetutamente. Purtroppo è quello che offre il minor isolamento e la minor flessibilità dal punto di vista, ricordatevi sempre, della parte di database, perché il database è singolo, se fate un rilascio di uno schema toccate tutti i tenant. I tenant sono molto soggetti al noisy neighbor, al vicino che rompe le scatole, banalmente non solo per l'utilizzo delle risorse, ma anche per il locking. Dato che la tabella è condivisa, se una query parte,
supera il threshold del numero minimo di lock-in per fare la escalation, mette un table lock. E quindi un tenant, un'operazione di un tenant, sta bloccando tutti gli altri tenant. Quindi è molto, molto invasivo, diciamo, questo problema. O può esserlo, ecco, diciamo così. C'è sempre la possibilità, dal punto di vista della sicurezza, di un data breach, perché se c'è un bug che può essere o applicativo, perché uno si è dimenticato la WHERE, o il generatore di codice ha messo una WHERE sbagliata e vengono fuori i dati di più clienti, oppure può essere banalmente un bug, quindi l'applicazione uno l'ha fatta bene, a puntino, funziona bene, per colpa di un bug vengono esposti i dati di un altro cliente, e quindi è pericoloso. In più, nelle soluzioni che ho visto, c'è sempre un problema ricorrente, che è quello di, ne parlavamo proprio ieri sera, la colonna del codice cliente del tenant viene messa come prima colonna degli indici. Allora, gli indici in SQL funzionano, diciamo, la prima colonna che è citata in un indice multicolonna è quella per cui viene creato, diciamo, l'istogramma con le statistiche di distribuzione. Ed è quella che pilota le scelte dell'utilizzatore in quanto a selettività e a uso dell'indice. Quindi immaginate all'interno della stessa tabella una grossa azienda che ha il 20% delle righe della tabella e altre, diciamo, una decina di aziende che hanno il restante percentuale. Quando fate la query indica l'azienda più grande, il query optimizer decide di fare uno scan. Uno scan che implica un sacco di lock, quindi rotture scatole, eccetera. Poi l'azienda più piccola fa la stessa query mettendo il suo codice azienda e fa uno scan anche lei, e però avrebbe fatto meglio a fare una SQL. Oppure, vedete il problema al contrario, l'azienda piccola è la prima che fa la query deve essere compilata, va in cache e usa l'indice, decide di fare una SQL perché la sua fetta di dati è quella minoritaria. Poi arriva l'azienda grande, fa la stessa query e la query oramai il piano di esecuzione è in cache e questa fa la SQL. Ma la SQL significa fare la SQL, un partial scan e un sacco di key lookup, e quindi è inefficiente. Allora, per risolvere questi problemi, parzialmente adesso nel 2022, secondo il 2022, ci sono delle nuove funzionalità, tipo i piani di esecuzione che sono versionati per parametri, cose di questo genere, però il problema sta alla radice. Non bisognerebbe mettere il codice del tenant come prima colonna degli indici. Okay? Perché questo pone questo tipo di problemi. Però diciamo che questa è una cosa che una volta che uno lo sa, al limite è problematico, no? Fare il cambio di schema, però si può sistemare. Gli altri problemi invece rimangono, anche banalmente dal punto di vista della flessibilità, dicevo prima, qui se fate un rilascio spaccate tutto, ma non avete neanche la possibilità, per esempio, di fare un'offerta diversificata. Dovete sempre mettere il massimo delle risorse e poi cercare di giocarla sul fatto che riescano a condividere. Un altro approccio, invece, è un approccio misto, anche questo l'ho visto abbastanza, dove l'applicazione è multi-tenant, ma lo è sempre per questioni di scale-out. Cioè, non è che esiste veramente la copia dell'applicazione che dice quel tenant lì va su quella copia lì, quel tenant là va sulla copia là. Arrivano tutti i 10.000 tenant e vengono distribuiti in maniera uniforme sulle copie diverse dell'applicazione. La cosa che invece è importante è che rimane un database per tenant a livello sottostante. Un database per tenant che può essere o sulla stessa istanza di SQL, per dire, oppure su istanze diverse addirittura. Allora, in questo caso è caldamente consigliato il fatto di avere un catalogo. Anzi, diciamo che è obbligatorio perché serve per fare il famoso data dependent routing, cioè i 10.000 che si collegano alle copie dell'applicazione, dato che vengono distribuiti sulle copie in maniera uniforme, quindi non c'è da nessuna parte dove sta, diciamo, il database di quel tenant, l'applicazione deve andare sul catalogo e dire ok, tu sei il tenant A e quindi la connessione deve essere fatta verso questo database, tu sei il tenant C e quindi la connessione deve essere fatta su quest'altro database. Questo secondo me è un buon compromesso perché offre un ottimo isolamento, ogni tenant è nel suo database, e in più se volete aumentare l'isolamento o abbassarlo potete giocare sul fatto che il database stia sulla stessa istanza o su istanze diverse,
E offre anche un'ottima flessibilità, perché potete comunque, per esempio, fare il rilascio scaglionato di un cambio di schema dell'applicazione solamente sul sottoinsieme del database. O la manutenzione la potete fare scaglionata. Immaginate banalmente il fatto di fare l'aggiornamento delle statistiche, la review degli indici, cose di questo tipo, no? Non avete un impatto su tutti i temi. Poi c'è un altro pattern che secondo me è un po' complesso e direi forse addirittura inutilmente complesso, però per certe scale è necessario, è quello dello sharded multi-tenant database. Allora, in questo caso è molto simile, è una specie di ibrido dei due precedenti, cioè abbiamo più database, ma abbiamo anche più tenant all'interno di questi molteplici database. Questo significa che il singolo database monolitico che abbiamo visto nel pattern precedente non è più in grado di mantenere tutto quanto, quindi potremmo essere forzati a fare questa cosa, quindi a prendere e a distribuire più tenant su altri database. Anche in questo caso abbiamo necessità di avere un catalogo, e mentre per data dependent routing, e mentre nel scenario precedente il catalogo era sufficiente che contenesse per il tenant dove si trova il database, qui serve anche la sharding key, che poi alla fine sarà sempre lo stesso tenant ID, perché quella è anche, diciamo, la mappatura non identifica solamente dove sta il tenant, ma anche qual è il pezzo di filtro che dobbiamo mettere quando facciamo le select sulle tabelle per prendere i dati solo all'interno di quel cliente. Questo offre, come dire, siccome è un misto tra gli altri due, offre anche il peggio le altre due soluzioni. Ha un pessimo isolamento, perché comunque il problema ce l'avete, noisy neighbor, la sicurezza e quant'altro, perché comunque convivono, e anche dal punto di vista della flessibilità, secondo me, non ce n'è poi così tanta, perché è molto, qui avete un overhead di gestione altissimo, perché nel momento in cui vi trovate un tenant che comincia a diventare problematico, dovete prendere e spostarlo in un altro database, magari su un'altra stanza. E queste operazioni qua, che sono delle operazioni comuni, diciamo, a livello di quello che si chiama il control panel di una soluzione multi-tenant, sono facili a dirsi, molto più difficili da governare. Cioè, spostare un tenant che magari sono, non so, 30 giga di dati all'interno di un database in un altro database, mantenendo l'integrità, eccetera, sono sempre cose che sono difficili. Quindi bisogna governarle e non è facile farlo. Allora, come possiamo fare questo supporto allo sharding e al data dependent routing? Ci sono diverse tecniche. Allora, vi cito la prima, che secondo me è quella da cui stare alla larga, perché è quella più problematica, che è quella di avere all'interno dello stesso database il tenant viene diviso per schema. Quindi avete lo schema per il tenant 1 con tutte le sue tabelle, lo schema per il tenant 2 con tutte le sue tabelle e così via. Navision fa una cosa del genere, no? Se avete più società, roba del genere, ecco. Quindi, quando aprite il Management Studio è bello perché avete un solo database, quando aprite il Tables, no? Diventa problematico. Adesso lo dico scherzosamente sul Management Studio, ma il problema diventa proprio di gestione, poi operativa, anche se fate le select e tutto. È una cosa che diventa, secondo me, problematica. In più, in una situazione del genere, comunque avete un po' il peggio del tutto, perché in ogni schema dovete avere le tabelle proprie del tenant, il documento, la fattura, no? Quelle cose. Poi avete sempre, regolarmente, anche tutte le tabelline di un capo, no? Che sono personalizzate, non sono personalizzate. Se non sono personalizzabili, potete avere uno schema generale per tutti gli altri, no? Se invece sono personalizzabili, vi trovate costretti a dover replicare all'interno di tutti gli schema, dover tenere sincronizzate, cioè diventa tutto un po', come dire, un po' così, un po' difficile da gestire. In più, che io sappia, non ho trovato dei framework o qualunque cosa che gestisca magari in maniera un po' più furba questa. Magari esistono, semplicemente non li ho trovati. Invece, diciamo, la cosa più semplice e quella che viene utilizzata più frequentemente è quella di avere la colonna con la sharding key. Sempre al netto di quello che vi ho detto, attenzione, non metterla come prima colonna degli indici, se no c'è tutta quella guardata che vi ho detto. Però questa è supportata. È supportata, per esempio, a livello di entity framework esistono i global filter che voi potete impostare, quindi è un po' come dire, vado sul catalogo, cioè tutti ti loghi, no? C'è diciamo, una parte applicativa dove ti loghi. Capisco che tenant ID hai, vado, prendo dal database di mapping dove mi devo collegare e poi imposto il global filter in modo che venga
utilizzato a tappeto. Oppure l'altro supporto c'è dagli Elastic Database Tools, che adesso vi dirò più in dettaglio che cosa sono praticamente un'estensione .NET Framework fatta comunque da Microsoft, trovata su GitHub, che permette di gestire questo scenario e anche, diciamo, delle attività che si fanno normalmente a livello di controparte. Adesso ne entriamo più in dettaglio. Questo offre supporto sia per Entity Framework che per Dapper, e è un supporto che è stato introdotto recentemente. Sicuramente ci saranno altre 5.000 soluzioni, io non le conosco tutte. Faccio il database administrator, mi piace guardare la parte applicativa, però non è che la conosco 100%. L'importante, secondo me, è semplicemente padroneggiare concetti e pattern, quello che abbiamo visto, catalogo, data dependent routing, che cosa significa e come metterlo in piedi. In ultima istanza, secondo me, chi fa software as a service potrebbe anche pensare, secondo me è una buona idea, di farsi un suo framework per la gestione di questa cosa, in modo che lo controlla direttamente. Cioè, fare un investimento proprio sulla parte anche di gestione di DevOps, di tutta questa cosa. E per fare questa cosa qua, il mio consiglio è quello di ragionare, adesso l'ho scritto scherzosamente, in termini web scale, no? Quando parliamo di web scale non parliamo mai di 100.000 cose, ma immaginate 10.000, 100.000, 1 milione di tenant, di clienti, potenziali clienti, e quindi cercare di ingegnerizzare la soluzione su quello. Perché vi dico questa cosa? Non lo so, per me funziona così, però confrontandomi con le persone vedo che funziona così un po' per tutti. Quante volte vi capita di arrivare a dire: ah, sta diavolo di cosa, prima o poi devo farmi uno script per automatizzarla, no? Però sei sempre lì che dici: vabbè, ma tanto finché la devo fare 10 volte. Cioè, il muro è quello di dire: faccio 4 clic e la prossima volta le rifaccio. E non si fa mai questa cosa. Allora, per gestire bene questa cosa qui, partite al contrario, dite: no, questa roba qua, siccome dovrò gestire 1 milione, è meglio se lo faccio subito lo script. Cioè, investite subito upfront in DevOps, perché farlo dopo ha un costo più alto e il rischio che continuate a procrastinare, perché il problema è che una volta che la soluzione è stata fatta e ha successo e ha pull sulla cosa, tutti vogliono estenderla e nessuno vi dà il budget, l'ok per andare a fare quelle cose lì, no? Che sono quelle che però garantiscono il fatto che la crescita sia sostenibile. Cioè, quella parte è importantissima. Ci sono tante cose che devono essere fatte in maniera automatizzata, il deploy, tutto, no? Quindi il mio consiglio è di investire su quello, perché vedo che chi non l'ha fatto si trascina questa cosa ed è veramente problematico. Vi dicevo, il supporto c'è negli Elastic Database Tool. Questa è, diciamo, Elastic Database Tools è un cappello per una serie di tecnologie. La prima, che è quella più, diciamo, significativa, è l'Elastic Database Client Driver, che vi permette direttamente d'applicazione di creare il database di mapping, quello che abbiamo chiamato il catalogo, lo shard manager, dove dite semplicemente: questo tenant ID, questa sharding key qua, ha i suoi dati qui, stringa di connessione, quel database su quell'istanza. Okay? E può anche dire: queste sharding qui stanno nello stesso punto, quindi non è necessariamente un 1 a 1. Okay? Potete dire: i clienti dall'1 al 10 stanno su quel database lì, dall'11 al 20 stanno su quell'altro, e così via. Dietro c'è tutto una libreria abbastanza complessa, però diciamo il pattern così generico è quello di dire: io, una volta che ho creato il catalogo e ho mappato tutto quanto, e ho creato i miei database, ho lasciato lo schema, ho fatto l'inizializzazione, eccetera, eccetera, poi l'applicazione semplicemente, quando viene fatta la connessione, si passa dallo shard map manager, si passa l'ID e dietro le quinte mi riscrive, mi dà una SQL connection già sul database destinazione. Quindi fa una cosa di questo genere, quindi ha anche un certo grado di trasparenza. Quindi questa qui è la prima cosa. Il supporto è stato un po' così, nel senso, all'inizio è rimasta in preview per 2 anni, qualcosa del genere, poi sembrava abbandonata. In realtà era semplicemente quello che deve fare, lo fa, e non hanno aggiunto più niente. È uscita dalla preview, sembrata abbandonata per tutto il tempo, adesso i rilasci su GitHub, perché trovate su GitHub, sono ripresi ottobre 2023. È stato aggiunto il supporto a Entity Framework, Dapper, quindi non è morta, non è un tool morto.
Detto questo, se non vi fidate perché alle volte Microsoft abbandona le tecnologie, eccetera, eccetera, secondo me rimane comunque un'ottima cosa da studiarsi per implementare una cosa simile, fatta direttamente da voi. I concetti alla fine sono molto semplici, eh? Si tratta di un livello di redirezione alla fine. Questa cosa qui arriva, questa è una nota storica, qualcuno magari è abbastanza vecchio come me da ricordarsi le SQL Azure Federation. Nella prima release degli Azure SQL Database c'era la possibilità di fare tutta questa gestione qua, questo tipo di deployment a livello di T-SQL, cioè quando creavate database, creavate delle federation e tutto quanto. Quella roba lì è stata tutta cassata già tanti anni fa e siccome Microsoft c'erano un po' di clienti che ci hanno investito, ho dovuto dare come dire, un percorso di aggiornamento delle soluzioni ed è lì che è nata questa client library, è nata proprio in sostituzione di quella Azure SQL Federation. E, scusatemi qua, purtroppo. Aspettate, ok. Lo potete usare anche se usate il pattern database per tenant, cioè se non volete implementare questa cosa di avere all'interno delle tabelle più tenant, distinti per sharding key, potete usarla anche semplicemente per mappare il tenant sul suo singolo database, poi ognuno sta all'interno del suo database. Gli altri pezzi che ruotano attorno a questo Elastic Database Tools sono questi sono dei tool che vengono considerati a livello di control panel. Il control panel è, diciamo, tutta la parte, il pezzo di DevOps che contiene le cose che devono supervisionare il deploy e la gestione poi dei vari tenant all'interno dell'infrastruttura. Allora, il primo è molto importante perché è quello che fa lo split e il merge delle varie sharding key. Cioè, è quello che vi dicevo prima, no? Se a un certo punto dovete prendere e spostare un tenant da un database a un altro, perché su quel database, su quell'istanza, il carico di lavoro è troppo alto, questo è un tool che vi permette di farlo ed è un tool infrastructure side, cioè non è una cosa che gira sul cliente, è una cosa che gira all'interno di Azure. Quindi intanto ce l'avete solo se andate su Azure. Il mio consiglio è di non farlo, nel senso è di non fare quel pattern dove mettete più shard all'interno dello stesso database. Se riuscite a mantenere one database per tenant, è la cosa più semplice da gestire e non avete questo problema. Cioè, intendiamoci, se andate nel cloud Azure, AWS, quello che volete, la cosa principale che avete è il fatto di poter fare scale up e scale down in maniera pratica. E quindi non preoccuparvi di governare un processo simile. Non va, è arrivato al 100%, schiaccio il bottone, aspetto quello che devo aspettare e mi fa la scale up. Questo è il concetto, no? Altrimenti che ci vado a fare? Se devo andarci e incominciare ad avere dei pezzi che spostano, fanno, discono e comunque ve lo potete immaginare, cioè il locking c'è, non è che questi qua fanno qualcosa di magico, no? Quindi l'impatto dietro le quinte c'è da qualche parte. Secondo me è meglio evitarlo. L'altro pezzettino che fa comodo a livello di infrastruttura sono gli Elastic Database Jobs, che sono rimasti in preview perché anche qui a me queste cose non piacciono perché io non posso andare a dire a un cliente fai questa roba e c'è scritto grosso così in documentazione che è in preview, che è in beta. Allora, questo però è uno dei problemi. Se, allora, intanto non sto dicendo che dovete andare verso Azure SQL Database, che è un'offerta completamente in pass, eccetera. Potete andare sulle virtual machine, Manage Instance, AWS RDS, ci sono tante soluzioni. Però se andate su Azure SQL Database, quindi non la Manage Instance, non avete il SQL Agent, quindi non avete uno scheduratore. Allora, ci sono mille scheduratori, mille soluzioni che potete mettere in piedi, potete usare Azure Function, potete fare quello che volete. Se volete un simile agent in questo contesto, che è anche, diciamo, tenant aware, cioè capace di leggere quel famoso catalogo fatto dall'Elastic Library, ci sono anche gli Elastic Database Job, che vi permettono di lanciare dei job per fare, per esempio, il deploy di nuovo di un'altra dello schema, per fare qualunque cosa in T-SQL, in maniera, diciamo, anche che faccia il target dei tenant, potete dire fai questi tenant qui, fai quei tenant là. Il nostro buon Sergio Govoni ha fatto una serie di articoli lunghissimi su questa cosa qua, no, che sono, meno male che li ha fatti perché ha fatto tutti gli esempi, cioè proprio è molto pratica la cosa, vi fa vedere che sta in piedi.
L'unico problema è che c'è scritto preview, quindi se domani qualcuno si sveglia e cancella la cosa, è un problema. Nel culo di tutti qua. È già? Cioè, è prevista nel... Prevista. Ok, quindi vabbè. Sai, io questa roba degli elastici, tutta la roba elastica, il previsto in GA, una roba che non ci credo più. Quindi non lo so. Dategli, se, allora, se non l'avete mai visto, se state intraprendendo una cosa, dategli magari ancora 6 mesi per vedere se va in GA. Io non mi fiderei, detto onestamente. Secondo me è troppo importante in questa parte qua. Quindi, secondo me, questa è una parte fondamentale che dovete costruirvi a livello di control panel. Ci sono tante soluzioni, me ne viene in mente un'altra che c'è solo un cliente che ha avuto il coraggio di mettere in piedi. Poi alla fine funziona. Magari qualcuno di voi lo sa. L'agent di SQL lavora anche in modalità master slave. Voi potete avere il master e M agent slave, fate i job sul master, fa il deploy, è fatto tutto molto bene. Dato che questa roba qui esiste da SQL 7, in SQL 7 aveva dei problemi abbastanza grossi. Quindi chi l'aveva usato allora ha smesso di usarlo, è sceso sotto il radar e nessuno l'ha più guardato, l'ha più visto, eccetera. Però per dirvi, ci sono tante altre soluzioni. Secondo me, in un ambiente, una soluzione software as a service, multi-tenant, dove dovete veramente cominciare a gestire migliaia di clienti, decine di migliaia, questo è un pezzo fondamentale del vostro control panel. Quindi, secondo me, ve lo dovete costruire voi. Poi, sul mercato ne troverete 20.000, no? Che sono tipicamente, secondo me, sovraingegnerizzati. Magari, cioè, ci dovete spendere troppo tempo. Comunque, ci sono un sacco di opzioni. Questo è il minimo sindacale. Ecco, se investite su questo, tenetevi anche magari un piano B, no? O comunque tenete un pattern che sia facilmente trasportabile da qualche altra parte. Questi sono altri due pezzettini, ve li cito anche qua, sono in preview, ma ve li cito semplicemente perché fanno parte di tutto questo caos, diciamo, delle elastiche, dell'implementazione in Azure SQL Database. Sono uno dei problemi, se andate su Azure SQL Database, che non potete fare le query cross database, cioè il database è completamente isolato, è una delle proprietà che abbiamo detto ci piace e quindi è isolato. Come facciamo se vogliamo far accedere un altro database? L'unico modo è quello di utilizzare Polybase con l'external table, che però è un pezzo di tecnologia che è un po' ibrido, non è nato esattamente in questo ambito qui. È nato in ambito par data warehouse per poter fare delle query distribuite verso altri sistemi. Poi l'hanno messo qui dentro come tecnologia sostitutiva dei linked server. C'è anche in SQL, dal 2016, credo, 2017 qualcosa, esistono. Addirittura nella 2019 era stato introdotto anche la parte di scale out groups di questo di Polybase ed è stato tolto nel 2022. Quindi lì dietro c'è un po' di caos. Secondo me, per una questione anche, come dire, di pulizia, di organizzazione, di tenersi la porta aperta per andare da un'altra parte, quindi non aver vendor lock-in, eccetera, io non poggerei su questa cosa. Se dovete accedere a dei dati di un altro database, trovate un modo applicativo per fare questa cosa. Lo so, una delle cose che viene in mente subito è: ma io voglio fare un database per tenant e il database centrale con i codici IVA e tutte quelle robe lì. Questo è un problema. Se usate questa cosa qui per fare una cosa del genere, non lo so, io piuttosto cercherei di pensare un'altra soluzione. Tenete anche presente che questo problema qui è un problema generale della multitenancy, perché ci sono le tabelle che sono quelle che potete, no, mettere insieme, no? E quelle, come dire, ogni cliente ha la sua e i suoi dati. E poi ci sono tutta un'altra serie di tabelle di lookup, tipicamente, che cosa fate? Secondo me vince la vecchia cosa di farne una copia di ciascuno all'interno del database. Capisco che uno magari dice no, ma è tutto ridondato, è tutto duplicato, eccetera. Però avete la flessibilità. Cioè, quello è un mondo a sé stante. Qualunque cosa succeda è lì. Non dovete preoccupare, è un problema in meno, altrimenti dovete mettere in piedi dei meccanismi di replica o quando fate il deploy dovete aggiungere una nuova voce di lookup per una combo, dovete farlo su 100.000 ambienti, se uno va, 12 vanno male, c'è sempre una percentuale che magari ha dei problemi, cioè è un problema in più da dover gestire. Questa qua invece, cross shard, questa è una cosa interessante. A livello applicativo secondo me non ha senso.
perché applicativamente non è che voi date la possibilità di vedere, no, le cose di shard diversi a clienti diversi, cioè una cosa che non si fa. Però magari da un punto di vista dell'analisi vostra interna, di chi offre la soluzione SaaS, questa è la possibilità di fare una query su tutte le shard. Volete contare il numero di documenti di tutti i vostri tenant? Questo vi permette di fare una cosa simile, con una semantica di tipo union all. Quindi dite che voglio fare questa query su questi tenant, lui butta fuori la stessa query su tutti i tenant e poi prende tutti i result set e li mette insieme con una semantica di tipo union all. È chiaro, non è che ci si costruisce un pezzo della soluzione, però può essere comodo per fare delle analisi di questo genere. Detto questo, la cosa che fanno tutti e che secondo me è più pratica è quella semplicemente di spingere o avere dei processi di ETL che spingono fuori questi dati di analitica verso un database che faccia l'analitica, oppure avere una soluzione di analitica che se li va a prendere da tutti i tenant e se li porta dentro. A me non convincono molto queste cose che cercano di essere smart, o meglio, vanno bene per le soluzioni da 1 a 100, forse anche da 1 a 1000. Più in su ci vuole un altro approccio che non è fatto per queste cose qua. Immaginate se va fuori, fa la stessa query su un milione di tenant diversi e deve montare un milione di roster. Cioè, queste robe, come dire, cadono, no? Quando i numeri iniziano a diventare di un certo tipo. Un'altra cosa che invece, questa, se decidete di andare verso il modello dove avete più tenant all'interno dello stesso database, quindi quello dello sharding, questa è una funzionalità che è stata introdotta prima in Azure SQL Database, poi in SQL 2016, che è un pochettino passata sotto traccia, ma secondo me è molto molto pratica, è quella della row level security, cioè la possibilità di creare una user defined table value function, che è un predicato, al fine funge da predicato in cross apply, dove sostanzialmente viene, come dire, definita come policy e può essere applicata alle tabelle per poter apporre questo filtro dietro le quinte. No? Un po' come dire, io ti passo all'interno della session context, che è per una sessione, è una specie di mini dizionario chiave valore che potete avere, che persiste per la durata della sessione, buttate dentro la sharding key. Poi create questa funzione table value che viene applicata alle tabelle e gli dite che la colonna di sharding è il parametro in entrata alla funzione. Dentro nella funzione fate una where tra il valore della session context che contiene la sharding key e il valore della colonna. Il risultato, dato che è una cross apply dietro le quinte, è che vi filtra le righe della tabella. Quindi è un modo pratico per filtrare in una maniera diciamo dichiarativa e trasparente a livello di SQL e non usare i filtri lato applicativo. Immaginate il global filter di un entity framework, ma che non è delegato all'applicazione, che se si dimentica un bug, non lo mette, succede un casino. Qui viene fatto lato server, una policy che viene applicata e quindi avete la garanzia che è una, diciamo, è una cosa in più che potete utilizzare. E anche qua trovate poi naturalmente tutti, ci sono i link e poi tutte le slide per andare a vedere come farlo, ci sono proprio degli esempi. Isolamento del database in multi, nella versione multi-tenant. Dicevo, l'esempio che facevo prima, quello della lock escalation, dovete tenerne conto, perché la lock escalation parte a 5.000. Se avete decine di migliaia di clienti che fanno delle select che interessano ciascuno, anche solamente migliaia di righe o centinaia di righe, il rischio è di arrivare molto velocemente. Dei table scan possono essere estremamente problematici. La sharding key, il discorso che abbiamo fatto prima sullo sbilanciamento dell'istogramma, ricordatevi, è una questione molto importante. C'è un altro problema, è che tutte le strutture sono condivise a livello di database. Quindi potreste trovarvi una serie di punti di contention nel catalogo, per dire, no? Cioè ci sono tanti punti dove si può formare la contention. Per questo io dico, secondo me, mischiare, quando arrivate a livello di migliaia, è un problema. Il fatto appunto della sicurezza, abbiamo già discusso in pratica di tutte queste cose, quindi ve le lascio solamente come riferimento. Microsoft dice che il pattern dominante è già quello del database per tenant.
Io non vedo esattamente questa cosa, però io ho una visibilità che è molto più piccola di quella di Microsoft. Loro vedono da dentro Azure che cosa c'è e hanno davanti milioni di Azure SQL Database. Quindi loro dicono che già è partner dominante. Secondo me, fatte tutte le dovute valutazioni, alla fine è sicuramente la strada più semplice per implementare uno scenario software as a service, perché offre un ottimo isolamento per tutta una serie di cose che abbiamo già discusso. Dicevo, non è quello che vedo. Quello che vedo è ancora spesso il database monolitico, oppure il database per tenant, però gestito su una singola istanza di SQL. Se mettete 7.000-10.000 database su una singola istanza di SQL, incominciate a tirare tutto quello che c'è di tirabile. Allora, SQL supporta fino a 32.768 database su una singola istanza. È semplicemente il limite del data type, non è un limite realistico. Ho visto degli scenari SaaS con 7.000 database e diventa tutto problematico. Banalmente, anche solamente, non entriamo neanche nel numero di thread, ma pensate semplicemente a quanta memoria serve per le strutture, per tenere il database aperto. È tantissima, tanto più che in uno scenario abbiamo attivato l'autoclose, perché c'erano tanti database inerti, e attivando l'autoclose abbiamo avuto un risparmio di memoria altissimo, solamente per il fatto che il database era aperto, senza che nessuno lo guardasse, neanche da lontano. Per contro, se avete i database chiusi e incominciate a fare una qualunque azione che enumera il database ed entra nel contesto del database per fare qualunque cosa, lo risveglia. E il risveglio del database non è una cosa, è come me la domenica quando avevo dei figli a svegliarli. Ha un costo, fa un picco, è una cosa che disrupti. Tanto per farvi un esempio dal campo, il vecchio Management Studio di 2016, quando aprite il folder del database, dietro le quinte fa una query della morte di un paio di pagine perché mette in join tutta una serie di viste di sistema, tra cui un'inutilissima vista del mirroring che dietro le quinte va ad aprire tutti i database. Quindi se voi ne avevate su 7.000, 1.500-2.000 attivi, tutti gli altri in autoclose, solo per il fatto di aprire il folder del database significava 15 minuti per aprire tutto quanto, per niente, e dopo un po' avrebbe fatto l'autoclose. Immaginate, cioè, aprirli significa riprendersi tutta la memoria, buttare fuori dalla buffer cache, un casino, no? Il Management Studio nuovo non fa questa cosa, però quanti punti ci sono dove andate a toccare i metadati e questo diventa un problema. Quindi, anche qui, database per tenant, ma se potete all'interno di un cloud provider, prendete proprio il database singolo. Come potete farlo all'interno del cloud, per esempio, di Azure? Ci sono diversi modi. Il virtual machine, è quello più semplice, omologo a quello che vi ho appena raccontato. Fate una singola istanza con migliaia di database, state a non migliaia ma meno, altrimenti ci sono gli Azure SQL Database, che sono in modalità completamente pass, che secondo me offrono, la flessibilità maggiore. Purtroppo non c'è un'offerta pass singolo database che potete gestire in AWS. In AWS avete al massimo pass, avete l'RDS, che è l'analogo della Managed Instance in Azure. Anche negli scenari VM, Managed Instance, tenete conto che ci sono dei limiti. Vi dicevo, virtual machine 32.768, qualche migliaio più realistico, qualche migliaio, non 7.000, 10.000, roba del genere, meno. La Managed Instance, che vi gestisce Microsoft, ne gestisce al massimo 100 per istanza. C'è un motivo se mettono solo 100, lo sanno che è un casino da gestire. Le Managed Instance Pool, che sono ancora in preview, vi permettono di averne 500 per pool. Con le Managed Instance Pool potete fare più Managed Instance, anche più piccoline, all'interno dello stesso pool. Però ne potete sempre fare al massimo 50 per le mini Managed Instance con 2 core e 100 per quelle con 4 core. E avete comunque il limite di 500 per il pool. Dietro le quinte c'è una VM e la VM lì Microsoft ha detto più di 500 è una grana per noi. Quindi tenete presente che se anche lo fate voi con VM, magari voi potete arrivare ad aumentarlo quel numero, quindi più di 5, 2.000, 3.000, magari riuscite a gestirli senza avere troppi problemi, perché
Microsoft deve gestirne milioni di quelle robe lì, voi gestite magari un parco più piccolo e quindi ce la fate, però non è che potete andare a 10.000 o 30.000 veramente come è lì. Quindi tenete presente queste cose. Poi ci sono tutta naturalmente una serie di considerazioni addizionali. Se per esempio fate vivere tanti database sulla stessa macchina, avete il problema della buffer cache, no? È sempre il problema, è un'altra prospettiva del problema del vicino rumoroso, perché la query che si porta su, fa il table scan e si porta su un sacco di dati nella buffer cache, butta fuori i dati degli altri che dovranno poi rileggere, pagheranno pegno per fare l'IO su disco che più lì. Quindi tutta una serie di cose da dover gestire. Ma altre cose più banali, manutenzione, backup. Se avete 10.000 item sulla stessa istanza, come fate a fare il backup? Volete avere lo stesso livello di RPO, RTO, di Azure SQL Database, che è 15 minuti, e vengono fatti backup full, differenziali del log, eccetera, e cominciate a farlo voi con le procedure di OLA, su 10.000 database, ora che lo fate ogni 5 minuti, ora che parte il primo, che finisce con l'ultimo, non è così banale, dovete cominciarlo a farlo staggered, non è detto che poi questo comunque non abbia un impatto troppo grosso, è difficile da gestire, e più alzate quel numero, e più diventa difficile da gestire. Nei modelli invece a database c'è la possibilità di stanziare singoli database, in questo caso avete un sacco di flessibilità, e avete anche la possibilità, ad esempio con il serverless, di avere, diciamo, un billing, voi date una dimensione minimo-massimo e venite billati esattamente per quello che consumate. Se non consumate nulla, scendete sotto il minimo, viene comunque billato, pagate comunque il minimo, però c'è la possibilità di andare in autopausa. Quando si va in autopausa, quando il database viene messo in pausa, pagate solo il costo dello storage, che è minimo, non pagate più il costo delle risorse, il billing è assicurato. Questo va bene per tutti quegli scenari che hanno magari un, diciamo, un tempo di utilizzo, tipo dalle 8 del mattino alle 8 di sera, potete usare una cosa di questo. Fate sempre considerazioni del caso, perché se poi durante la notte fate la manutenzione e lo risvegliate, c'è il caso che magari non, alla fine non, insomma, il risparmio non ci sia veramente, però c'è la flessibilità per poterlo utilizzare. L'altro modello è quello degli Elastic Pool, e questo è un pool di risorse condivise a cui vengono assegnati vari database e possono, diciamo, muoversi liberamente all'interno di questo pool. È come se facesse un autoscale, no? Di continuo usando le risorse all'interno del pool. Questo è molto molto pratico, perché l'alternativa è quella del singolo database di dover fare scale up e scale down a mano, che è una cosa che non è ragionevolmente fattibile. Mentre così si può fare un'economia di scala condividendo le risorse. I database possono essere aggiunti e rimossi a caldo, quindi è molto molto pratico. C'è anche un altro service tier in Azure che si chiama Hyperscale, che è un engine specializzato per chi magari conosce la parte di Aurora in AWS. È, diciamo, una cosa che vuole mettere a disposizione un cluster SQL simile ad Aurora, quindi che sia molto ottimizzato per fare lo scale out delle letture, e però permetta comunque di avere un punto dove scrivere. Questo, diciamo, che può essere un engine che potrebbe darvi un po' di scalabilità in più. Detto onestamente, io non ho mai visto deployato e utilizzato in uno scenario reale, però potete valutarlo. Le caratteristiche comuni di questi modelli sono il fatto che c'è la possibilità di definire esattamente che tipo di, diciamo, prestazioni vogliamo, ma anche che tipo di disponibilità vogliamo. Cioè, tutte le caratteristiche, c'era una presentazione che era stata fatta l'anno scorso qui, e abbiamo fatto anche a Parma, dove parlavamo di queste cose, però diversi service tier hanno diversi livelli di alta disponibilità. Vi permettono quindi anche di diversificare l'offerta. Potete dire, tipo paghi X, ti do una disponibilità di tipo di questo tipo, oppure paghi Y, te ne do un'altra. L'Elastic Pool è la migliore soluzione per fare SaaS. Se iniziate a gestire direttamente i singoli database, secondo me, al crescere del numero di database, la cosa diventa problematica. Invece l'Elastic Pool è un modo semplice per poter deployare delle risorse, metterci dentro il database. Avete bisogno di qualcos'altro,
fate crescere il pool, quando è troppo grosso aggiungete un altro pool, spostate il database, è molto molto semplice. Però anche qui avete dei limiti, che sono di scalabilità orizzontale, cioè il pool può al massimo contenere 500 database per i service tier più bassi o 100 database per i service tier, diciamo, premium, più critici. Questo significa che il costo minimo che voi potete, che voi avete per la risorsa, è un costo minimo che potrebbe essere già troppo alto, okay? Perché se dividete poi per 500 database, stiamo sempre parlando comunque tra una cosa e l'altra tra i 7 e 15 euro al mese per database, e questo potrebbe per alcuni servizi non essere quello che si vuole. State attenti anche a tutti gli altri limiti, perché dietro le quinte ci sono dei logical server che possono arrivare fino a 5.000 database, ma il massimo consigliato è di 1.000-2.000, quindi se utilizzate anche più Elastic. Queste sono altre cose a cui fare attenzione. Ecco, l'idea dell'utilizzo di Elastic Pool è quello: l'applicazione fa crea il pool la prima volta, il pool non c'è, fa già il deploy anche dei database in anticipo, crea lo schema, fa tutto quello che deve fare, assegna nel catalogo la destinazione a quel tenant, e poi secondo necessità verranno creati altri pool dove verranno creati altri database. I pool possono essere fatti scalare secondo necessità, se si raggiungono i limiti massimi comunque si possono sempre creare dei nuovi pool ed eventualmente anche spostare dei database dovessero diventare troppo ingombranti. Database che sono troppo grossi possono essere isolati, ad esempio quello della banca. I limiti che ci sono qui sono che al momento non si può utilizzare la parte serverless con i pool. E, come vi dicevo, un costo minimo che potrebbe essere già troppo. Allora, la vera novità, quindi tutto questo era per arrivare a questo punto, è quella del Fleet Manager, che è una novità che è stata introdotta quest'anno, è ancora in beta privata, dovrebbe uscire in beta pubblica a breve, ed è un pezzo di infrastruttura, un pezzo di control panel che vi permette di definire dei service tier generici per i vostri clienti, quindi Bronze, Silver e Gold, e poi attestare direttamente i database all'interno di questi service tier. Dietro le quinte, la parte di infrastruttura di Azure pensa lei direttamente a creare gli Elastic Pool, metterci dentro i database, Elastic Pool fatti in ragione dei service tier che avete deciso di utilizzare, e fa anche resource management automatico, cioè resource monitoring e reallocation automatico, cioè si accorge se a un certo punto i database all'interno di un pool stanno andando oltre le risorse del pool e allocano dinamicamente nuovi pool con le caratteristiche del service tier di quel livello, spostano il database, nel momento in cui ritorna ad esserci spazio, fanno il contrario, lo spostano all'interno di un pool che ha spazio ed è allocato. Tutto magico, automatico, eccetera. Ovviamente bisognerà vedere come funziona, ribadisco, in beta privata, però dietro a questa cosa qui, c'è, per chi lo conosce, c'è stato Silvano Coriani prima che cambiasse ruolo, adesso è pieno di Postgres, e questa cosa qui dovrebbe arrivare e risolvere un sacco dei problemi che ci sono, e in più ci sarà un'offerta che costerà meno, quindi ci sarà la possibilità, porterà dietro una ridefinizione dei pool e dei service tier che permetterà di avere un costo minimo per i database più piccoli, quelli che usate per demo, per trial e robe del genere, dove non volete avere un costo neanche di 7 dollari, di 5 dollari, quello che è al mese, si potrà fare con questo. Ed è un pezzo di infrastruttura che è pensato non per 100, non per 1000, ma per 10.000, 100.000 e così via. Vi lascio poi un altro riferimento all'interno delle slide di una demo reale del prodotto. Purtroppo non ve l'ho potuta fare vedere perché è ancora in beta privata e quindi non posso farla vedere. Però c'è tutto quanto, quindi potete vederlo. E quindi, giusto per chiudere, tenete il punto principale, secondo me, è questo: investire, come vi ho già detto prima, in DevOps, perché è la parte su cui avrete il ritorno più grosso man mano che crescerete con la vostra soluzione in SaaS.
sono andato oltre, c'è qua Marco che incombe, se avete delle domande mi trovate in giro, grazie.